Allora, ho iniziato, non ti sto a raccontare tutta la storia, vado subito al dunque. A un certo punto lavoravo per le organizzazioni internazionali perché pensavo che il mondo commerciale mi avesse già detto tutto quello che aveva da dirmi. Stavo sempre a rincorrerli, a farmi pagare, a trovare i creditori, dagli avvocati, le banche. Una vita non bella, perché alla fine poi non fai mai quello che a te piace realmente. Quindi ho detto ok, lavoro per organizzazioni internazionali perché sapevo bene l'inglese, poi qui a Roma ci sta una specie di piccola Washington. Ho detto ma dai, ma questi aiutano il terzo mondo, quelli poveri. Visto che io sono in gamba con la comunicazione, con usare le nuove tecnologie, mi butto lì. E i primi anni è stato bellissimo perché ho imparato tantissime cose lavorando con lingue diverse, libri, CD-ROM, poi è arrivato internet. Ma poi anche lì ho scoperto che il mondo è sempre lo stesso, cioè quando ci stanno di mezzo tanti soldi c'è sempre qualcuno, diciamo, che se ne approfitta un pochettino. E quindi mano a mano che tu scopri l'ambiente nel quale sei, cominci a diventare consapevole di tutte queste sottigliezze, cominci a vedere che non hai poi tante possibilità, che le tue idee vengono scartate semplicemente perché il sistema deve funzionare così come è fatto. Allora io ho detto ma cavolo, me, nonostante il prestigio di questo lavoro, io devo fare qualcosa che piace a me, devo trovare una soddisfazione personale che sia oltre quello che mi danno con i soldi. E quindi ho detto, siccome mi fanno insegnare tanti corsi, perché quando gli do il modulo per avere il feedback su come sono andato, non gli aggiungo una voce, ma vuoi rimanere in contatto, vuoi essere aggiornato, mi lasci il tuo nome e l'email? E le persone hanno cominciato a lasciarle, così da lì è nata questa voglia di condividere gratuitamente con le altre persone le cose che mi appassionavano, anche se non mi pagavano niente, perché il lavoro non mi soddisfaceva, mi pagava solo l'affitto e la benzina. E quindi ho detto come realizzo me stesso? Scrivendo ciò che mi piace. E da lì è cominciato questo percorso.